quello che va a smaltimento deve essere reso visibile. Se lo mettiamo subito in discarica, lo seppelliamo nel ventre della terra. Se lo bruciamo, lo trasformiamo in nanoparticelle, abbiamo la sensazione che non ci sia un problema. In effetti, se non ci fosse stata la minaccia dell'inceneritore, non avremmo poi dato quella grande spinta alla voglia di alternative. Poi invece partirà una volta sconfitto l'inceneritore. Questo era il luogo incriminato che oggi invece è sottoposto a vincolo archeologico. La strategia rifiuti zero non prevede soltanto la raccolta differenziata, perché insomma arrivare all'82% di raccolta differenziata significa molto, ma prevede un'altra cosa, cioè la riduzione complessiva del rifiuto. Accapanno ritiene la raccolta porta a porta, l'obiettivo rifiuti zero, la diminuzione del rifiuto. Tiene perché la comunità fa questo piccolo gesto quotidiano ormai con naturalezza e con un pizzico d'orgoglio. Cioè, i ragazzi che lavorano al centro di ricerca aprono i sacchetti dell'indifferenziato per vedere quello che c'è dentro e hanno scoperto un sacco di cose interessanti. Sporcandoci le mani si capiscono che qui non abbiamo rifiuti, ma abbiamo materiali. Materiali che sono stati conferiti male e che da questo insuccesso di conferimento diventano rifiuti perché sono mischiati.